Ciao a tutti, io sono Matteo, bentornati sul mio canale. Oggi faremo insieme un progetto veramente, veramente ambizioso che mi è costato 2 giorni di lavoro. Mi fanno malissimo le mani, ma sono veramente felice del risultato che sto guardando in questo momento. Tra un secondo ve lo mostro. Prima però volevo fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare Marika per aver acquistato i 3 mini libri. Volevo ringraziare Barbara per aver acquistato una versione di Frida Kahlo del libro Una cara como mariposas. E poi volevo anche ringraziare Anca e Carmela per i bellissimi commenti. E lo stesso ringraziamento va anche a Evangeline e Dee, alla quale devo scrivere immediatamente una mail. Ad ogni modo, nel video precedente io vi avevo anticipato che avrei fatto un libricino sulle illustrazioni botaniche. Allora, il libricino è questo. È un libricino di trasferimenti di immagine. Sono tutte pagine, sono 12 pagine più 2 di copertina, quindi sono 14 cartoncini. Che però ho deciso di impreziosire con la foglia d'oro. Adesso provo a spegnere un attimino questa luce perché credo che sia un po' troppo forte e non lasci intravedere la luminosità della foglia d'oro sul libricino. Ad ogni modo, questa è l'idea. Proviamo a riaccendere la luce, vediamo se va meglio. Ecco. Sì, forse così si vede un pochettino di più. Ad ogni modo, questa è l'idea. Il materiale da usare è veramente poco. La precisione deve essere veramente tanta, ci sono tanti dettagli ai quali bisogna stare attenti. Ad oggi io credo che questo sia il libro del quale vado più orgoglioso in assoluto. Sono felicissimo del risultato. La rilegatura è venuta perfetta, ho mostrato in una maniera meno imbarazzante rispetto al video passato come fare il Coptic Binding, per il quale ringrazio ancora Lori Marie Jenkins. Ad ogni modo, vediamo come siamo riusciti a fare questo The Little Book of Nature Blessings, ovvero il piccolo libro delle benedizioni della natura. Vediamolo insieme. Allora, iniziamo a lavorare subito sui nostri cartoncini. Allora, sono 14 in tutto, 2 li tengo da parte perché saranno la copertina iniziale e la copertina finale, quindi qui ne tengo solamente 12. Allora, per chi si fosse perso il video precedente dove ho fatto un altro libricino con questi cartoncini, senza farvi rivedere tutto il procedimento, questi cartoncini non sono altro che cartone della birra, della confezione di birra. Sono 2 strati che ho incollato, che ho poi ritagliato ovviamente a misura con il taglierino e che ho passato con la carta vetrata per togliere il lucido della vernice affinché la colla potesse fare presa. Va da sé che se voi utilizzate un cartoncino, per esempio come quello di Amazon, che è già ruvido, senza vernice, senza nulla, potete tranquillamente saltare la parte della carta vetrata. Ad ogni modo, questo è il risultato. Come vi avevo anticipato nel video, io vorrei fare un fondo con queste scritte. Ecco, questo per esempio è il pezzo mancante che vi avevo già fatto vedere nel video precedente. Quindi adesso con il Mod Podge inizio a incollare queste scritte sopra tutti i nostri cartoncini. Allora, proteggiamo il tavolo da eventuali incollamenti vari. Allora, iniziamo a prendere un pezzettino a misura. Faccio di una misura un pochettino più grossa. Ok, allora Mod Podge. Pennello.
e iniziamo a incollare. Ovviamente, visto che dovremo fare un trasferimento di immagine, mi raccomando, dobbiamo cercare di schiacciare molto bene la carta che farà da sfondo, cioè questa, al nostro trasferimento di immagine. Allora, potete usare le mani, potete usare una spatola o potete usare, come faccio io, un piccolo rullo per togliere sia la colla in eccesso sia eventuali bolle d'aria. Io però, una volta fatto questo, non aspetto che asciughi, io taglio subito l'eccesso lungo i bordi. Ok, perfetto, quindi primo cartoncino, prima facciata. Se voglio essere sicuro che non ci sia sotto altro, vado avanti a schiacciare un po', lo mettiamo da parte, lo facciamo asciugare e facciamo anche tutti gli altri cartoncini così. Allora, tutti i nostri cartoncini sono pronti, quindi hanno la stampa sul fronte e sul retro. Adesso vi faccio rivedere la prova che avevo fatto e che vi avevo già mostrato nel video precedente. Allora, qui le scritte purtroppo sono troppo visibili e distolgono troppo l'attenzione dal soggetto principale, che è il fiore. Quindi adesso dobbiamo smorzare un pochettino il nero delle scritte e lo facciamo mettendo veramente un leggerissimissimo velo di gesso su entrambe le facciate del nostro cartoncino. Allora, quindi dobbiamo andare veramente proprio leggerissimi, estenderlo su tutta la superficie senza creare texture, ci serve solo per sbiadire, per farlo proprio, per smorzare veramente il nero dell'inchiostro, e ne serve veramente pochissimo, e questo non solo farà in modo che il nero sia meno forte, ma farà anche sì che qualunque colore noi vogliamo mettere aderisca molto meglio alla nostra pagina. Ecco, adesso vi faccio vedere più da vicino con il gesso e senza gesso. Vedete che c'è molta differenza. Quindi andiamo avanti e facciamolo su tutti e facciamo asciugare bene il gesso. Allora, io sto continuando con il gesso, vedete che le scritte sono ancora effettivamente visibili, ma molto 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 blande, e metto un secondo, scusatemi, strato di gesso solo al centro, dove ci sarà fondamentalmente il punto focale del nostro disegno.
Ok, quindi soltanto al centro, adesso qua c'è un riflesso particolarmente forte, però vedete che al centro è più bianco che non sui lati. Quindi andiamo avanti così su tutti i cartoncini. Quindi mettiamo un secondo lieve strato solo al centro affinché l'immagine che metteremo risalterà di più avendo uno sfondo più bianco. Allora, adesso tutti i nostri cartoncini sono pronti. Non so se si riesce a vedere che la scritta è ancora perfettamente visibile al centro dove abbiamo aggiunto un altro velo di gesso, quindi nello stesso punto in cui andrà la nostra foto, è ancora più chiaro. Adesso è arrivato il momento di colorare, anche se dovremmo usare dei colori molto blandi e assolutamente tanto, tanto, tanto diluiti. Quindi pochissima vernice, tantissima acqua. Io uso questo giallo Amsterdam 269 mischiato a questo rosa, chiamiamolo 224. Allora, ripeto, pochissima vernice, veramente, veramente poca, e tanta, tantissima acqua, perché dobbiamo solo andare a sporcare leggermente. Se poi la miscela dovesse venire troppo scura, possiamo comunque aggiungere del bianco volendo per schiarirla un po'. Quindi aggiungiamo tantissima acqua e mischiamo insieme i tre colori in una ciotola con quello che abbiamo in un portacenere dove volete. Quindi ancora acqua, ancora acqua, ancora acqua. Deve essere veramente liquido il colore perché non deve coprire, deve solo dare un tono di colore ai nostri cartoncini. Ecco, per me, per esempio, questo giallo sporcato è troppo intenso, quindi aggiungo ancora del bianco. Perfetto. Ecco, questo è proprio il colore di una crema pasticcera venuta male. Aggiungo ancora acqua. Quindi lo ripeto ancora una volta, pochissima vernice e tanta tanta acqua, perché il colore non deve essere coprente. Ok, direi che la consistenza è molto liquida, vedete che gocciola proprio via dal pennello. Quindi posiziono tutti i miei cartoncini, il tavolo non so se si riesce a vedere, è stato protetto con della pellicola trasparente. Quindi posiziono i miei cartoncini. E comincio a sporcarli. Vedete che la vernice inizierà a ritirarsi proprio perché c'è troppa acqua e a lasciare solo delle macchie molto blande sul vostro cartoncino. Se poi ci sono dei punti che restano troppo coperti, siete liberissimi di prendere uno Scottex e rimuovere il colore in eccesso. Ovviamente il gesso sta aiutando tantissimo ad assorbire
un colore così acquoso. Ok, e così com'è lo lasciamo asciugare. Ok, allora adesso come si vede, sperando che si veda, questo tipo di colorazione ha lasciato un'impronta di colore molto disomogenea e adesso facciamo ovviamente la stessa cosa anche sull'altro lato. Quindi prendiamo il lato non colorato, riprendiamo il nostro colore, molto molto liquido, e lo spazzoliamo sopra. Allora, i nostri cartoncini sono tutti asciutti. Allora, vedete che il colore c'è, è molto disomogeneo, ci sono delle zone bianche che chiaramente ci aiuteranno a vedere meglio la foto. La scritta, dimenticavo, adesso io non so se in telecamera con tutta questa luce si riesce a vedere, ma è più che visibile, anche se in maniera blanda. Se vogliamo aggiungere dell'altro rumore, si può fare. Ovviamente dobbiamo stare lontani dalla zona centrale del cartoncino ed essere molto blandi con i colori. Quindi, riutilizzando la base liquida che ho utilizzato per colorare i cartoncini, aggiungo un colore un pochettino più scuro, quindi questo marrone. Quindi vado a miscelare un altro colore con i colori della stessa base che abbiamo sui cartoncini. Ripeto, aggiungere rumore non è obbligatorio, si può fare così come non si può fare, e recupero un tappo di una confezione di detersivo. Ok, allora mi stendo un po' di colore molto 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 liquido su un cartoncino, su un pezzo di plastica. Io, come sapete, uso molto spesso la stagnola. Ok, stando lontano, come abbiamo detto, dal centro, vado a aggiungere del rumore sulle pagine con un colore che, avendo chiaramente la stessa base che abbiamo usato per le pagine, si mischia perfettamente. Se ci sono degli schizzi, tanto la vernice è molto liquida, possiamo toglierli subito se ci disturbano. Ok, via anche da qui. Ok, assicuriamoci che ci sia un piccolo disturbo su ogni singola pagina. Benissimo.
Ok, facciamolo asciugare e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Adesso sto lavorando sul retro, stando sempre lontano dal centro del cartoncino, perché è lì che andrà la foto e quindi non verrà disturbata dal rumore che stiamo mettendo con un semplicissimo tappo. Fa molto effetto tazza di caffè appoggiata su un documento, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la copertina, prendo i due cartoncini che avevo messo in disparte all'inizio e anche su questi applico del gesso, ovviamente. E dopo il gesso li lascio asciugare. Allora, perfetto, adesso abbiamo i due cartoncini ricoperti di gesso, perfettamente asciutto. Adesso andiamo a colorarli in una maniera un po' particolare, ma soprattutto un pochettino rumorosa, nel senso che utilizzando lo stesso colore ancora liquido che abbiamo usato per aggiungere il rumore alle nostre pagine, andiamo a stendere questo colore sulle pagine e con il phon acceso andremo a picchiettare il pennello su tutta la superficie del cartoncino. Sarà effettivamente un po' rumoroso, mi scuso in anticipo, sposto la telecamera affinché possiate vedere meglio. Quindi prepariamoci, il phon ce l'ho in mano. Accendiamolo, no, prima stendiamo il nostro colore ancora abbastanza liquido e poi accendiamo il phon e picchiettiamo il pennello finché non è tutto asciutto. Direi che sembra tutto abbastanza asciutto. Qua vediamo di pulire la nostra plastica protettiva. Allora, questo è l'effetto che avremo. Rifacciamo la stessa cosa sul retro che si è già sporcato per via dell'eccesso del colore dell'altra facciata e rifacciamolo. Perfetto, allora questo è l'effetto che avremo, sembra quasi veramente del cuoio o l'interno di quelle pagine dei libri di una volta, però voglio aggiungere un secondo colore, quindi non buttiamo via niente, riprendo quello che è rimasto del colore iniziale, voglio schiarirlo un pochettino perché anche su queste pagine andrà fatto un trasferimento di immagine. Quindi aggiungo un po' di giallo per ravvivarlo e del bianco per schiarirlo. Di nuovo ancora tanta acqua per diluire bene i colori. Allora questo è il risultato finale. Non sono molto convinto perché per me effettivamente è troppo chiaro, quindi abbiate pazienza, ma lo scurisco un pochettino con dell'altro marrone. Con questa tecnica potete andare avanti finché non siete contenti del risultato, potete aggiungere, potete aggiungere, potete aggiungere. Giusto settimana scorsa ho fatto una copertina sulla quale sono arrivato a circa 7 strati di colore, finché non ho raggiunto ciò che desideravo. Quindi osate pure e divertitevi. Io intanto cerco di scurire queste due copertine.
Io sto continuando a cercare una tonalità che mi piaccia. Alla miscela di prima ho aggiunto sia del marrone che del magenta. Direi che ci stiamo avvicinando a qualcosa che incontra il mio gusto. Poi ovviamente ognuno può scegliere il colore che desidera, il colore che preferisce. Direi che ci siamo. Ricordatevi di farlo molto liquido. La tecnica l'avete vista, quindi continuate fin quando avete raggiunto la vostra tonalità di colore preferita. Benissimo, allora la nostra copertina è fatta e pronta, questo è il risultato. Mi piace veramente tanto, sembra quasi cuoio o legno. Adesso è asciutta al tatto, ma la lasciamo asciugare completamente perché adesso dovremo dedicarci ai trasferimenti di immagine. Benissimo, siamo arrivati al momento tanto atteso, al trasferimento di immagine. Allora, per chi non sa come si fa il trasferimento di immagine, allora si stampa un'immagine. Nei miei video precedenti l'ho fatto vedere, questa volta lo spiego e basta perché ho già qui tutto quanto già pronto. Ad ogni modo si stampa un'immagine su un normalissimo foglio di carta, si stende uno strato di Mod Podge, si lascia asciugare, si stende un secondo strato di Mod Podge e si lascia asciugare, si stende un terzo strato di Mod Podge e si lascia asciugare. Io questo lavoro l'ho già fatto, qui ho già tutte le mie immagini botaniche, floreali, già stampate e come vedete, se si vede, non lo so, c'è già il lucido dei tre strati di Mod Podge, quindi adesso non mi resta che andare a incollare perfettamente le immagini sui miei cartoncini. La cosa che ripeto sempre, so di essere noioso ma non lo ripeterò mai abbastanza, per far venire bene un trasferimento di immagine serve eliminare tutte le bolle d'aria da sotto, tutte le bolle d'aria che restano tra la foto e il nostro supporto, e soprattutto il trasferimento deve essere fatto quando ormai la colla è non solo asciutta ma completamente secca. Quindi allora la plastica è pulita, le mani sono lavate, prendiamo uno Scottex onde evitare di impiastrare troppo in giro. Allora, quindi prendiamo il nostro pennello, il nostro carissimo Mod Podge, stendiamo quindi il quarto strato di colla. Cerchiamo di stendere uno strato tanto generoso quanto uniforme. Benissimo. E ci incolliamo sopra il nostro cartoncino. Io elimino subito l'eccesso di carta con le forbici. Perfetto, e cerchiamo di eliminare tutte le bolle d'aria presenti o con le dita o con una spatolina, o se no io ho qui il rullo, onde evitare di sporcare la carta, la copro con della carta forno e premo, faccio tantissima pressione perché non deve restare veramente niente tra l'immagine e il cartoncino. Quindi
Perfetto. Direi che abbiamo premuto a sufficienza. Io con una matita, proprio per aiutarmi, mi lascio un piccolo segno, mi faccio questa faccina sorridente per ricordarmi che questo è il lato dritto, così posso già mettere poi anche la seconda foto sopra, onde evitare di avere una foto al contrario una volta finito l'incollaggio. Quindi facciamo subito l'incollaggio della seconda immagine. Mi raccomando, uno strato uniforme. È anche abbastanza generoso. Perfetto. Quindi incollo sopra il mio cartoncino. Ok. Taglio subito l'eccesso di carta dai lati, dai bordi. Benissimo, schiaccio con le mani, proteggo con la carta forno e vado a fare pressione per far uscire l'eccesso di colla ed eventuali bolle d'aria. Non ci devono essere grinze, non ci deve essere nulla. L'aderenza deve essere perfetta. Benissimo, allora questo lo mettiamo ad asciugare, visto che è inverno possiamo tranquillamente lasciarlo sul termosifone. Ci rivediamo quando tutti i cartoncini saranno incollati e asciutti. Allora, adesso pensiamo alla copertina, forse con questa luce si riesce meglio a vedere il gioco di colori che abbiamo creato con il pennello e il phon accesi. Per la copertina iniziale io ho stampato questa immagine che ho chiamato The Little Book of Nature Blessings. Quindi ovviamente, dovendo essere trasferita, la scritta è stata fatta al contrario, quindi speculare. Quindi anche su questa adesso tre strati di Mod Podge, facendoli asciugare tra uno strato e l'altro, e poi anche la copertina si incollerà qui sopra come abbiamo fatto con il resto del libro. Allora, i tre strati di Mod Podge sono completamente asciutti, quindi adesso siamo pronti per incollare la nostra copertina. Allora, mettiamo il quarto e ultimo strato, sempre generoso, sempre molto omogeneo. Ecco, lì c'era un grumo di Mod Podge. Benissimo. Allora, appoggiamo il pennello da qualche parte, cerchiamo di centrare il titolo. Perfetto. Tengo premuto un attimo con le mani. Ops. Taglio subito l'eccesso di carta. Ok.
dettaglio ovviamente anche intorno ai bordi. Qui c'è Mod Podge un po' dappertutto, voglio stare attento perché voglio avere una pagina molto pulita, visto che è la copertina. Quindi recupero la carta forno, il mio rullo in silicone e schiaccio facendo uscire la colla in eccesso, togliendo le bolle d'aria. Guardate quanta colla in eccesso c'era. Ok, quindi puliamoci velocemente le mani e poi continuiamo a fare pressione. Bene, direi che colla in eccesso non ce n'è più, bolle d'aria men che meno, quindi anche questo, anche la copertina, possiamo metterla ad asciugare. Allora, come vedete, la luce è cambiata, è arrivato il momento tanto atteso perché adesso fondamentalmente è sera, i cartoncini sono rimasti tutto il pomeriggio ad asciugare sul calorifero, quindi dovremmo esserci. Siamo pronti per fare il primo trasferimento. Mi raccomando, sempre con molta calma, sempre con molta delicatezza quando si fa pressione. Quindi metto della carta sotto, onde evitare di buttare poi rimasugli di carta dappertutto, un pochettino d'acqua ed ecco che comincia il nostro primo trasferimento. Ecco, come vedete, l'immagine comincia già a comparire e mi sembra bellissima. Benissimo, allora io direi che il primo trasferimento è venuto assolutamente perfetto. Adesso qui la luce effettivamente è veramente forte, però come vedete l'immagine sta benissimo con questo sfondo color crema, con questo disturbo, e si intravedono sotto le scritte che abbiamo schiarito con il gesso. Quindi facciamo questo con tutti i cartoncini. Scusatemi, l'unico consiglio che vi do è di non fare subito l'avanti e l'indietro, perché questa parte di cartoncino adesso è umida,
Quindi passate a un altro cartoncino, nel frattempo questo rimettetelo ad asciugare. Eccoci, è il giorno dopo, tutti i trasferimenti sono stati fatti, questa è la copertina, mi piace da morire, e questi sono tutti i trasferimenti e oserei dire che sono venuti assolutamente perfetti. Però siccome mi piace complicarmi la vita e complicare le cose, volevo aggiungere qualcos'altro per impreziosire ancora di più questo libricino che secondo me sta venendo veramente, veramente bene. Allora, volevo aggiungere degli schizzi dorati intorno ai fiori. Allora, se voi avete quello che si chiama il gold foil, è una cosa che richiede pochissimi minuti, basta spruzzare la colla spray o far schizzare la colla che avete, passare sopra il gold foil, strapparlo via e avere quindi il vostro effetto dorato. Io il gold foil non ce l'ho, ma ho la tradizionale foglia d'oro. Ovviamente non posso usare una foglio di foglia d'oro per ogni cartoncino, perché sarebbe veramente uno spreco esagerato, anche perché nella pagina ci saranno solo due o tre schizzi di colla. La colla, se non la conoscete, per la foglia d'oro, è una colla particolare che si chiama missione, ovvero va applicata, io la applicherò a schizzi, poi vedremo come. Va lasciata asciugare completamente, in quel momento la colla comincia a tirare e solo in quel momento verrà applicata la foglia d'oro. Ovviamente, ripeto, non potendo sprecare, perché sarebbe veramente uno spreco, una foglia d'oro per ogni pagina, prenderò con la pinzetta solo dei pezzettini e andrò ad applicarli laddove ci sarà la goccia di colla. Quindi adesso vediamo quindi come preparare questi cartoncini, perché chiaramente non voglio che la colla finisca sopra il soggetto principale della foto. Quindi sul fiore e su parte delle foglie metterò semplicemente dei pezzettini di carta per proteggerli dalla colla. Dopodiché procederò a far schizzare la colla sul resto della pagina con il pennello. Vediamo come fare. Cominciamo a preparare a proteggere i cartoncini e i vari disegni. Perfetto. Allora, adesso con dei pezzettini di carta io ho riparato alla bene e meglio i fiori, quindi il punto centrale delle nostre immagini, e adesso dobbiamo preparare la missione. Adesso devo cercare di muovere tutto con molta delicatezza.
Allora, ne basta veramente pochissima perché chiaramente dovendola far schizzare deve essere molto molto diluita. Quindi ne bastano poche gocce, io la metto veramente in questo tappino. Ne metto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facciamo 8 goccine. Ecco, è veramente pochissima. Poi la diluisco con un pennello pieno di acqua. Ecco, vi consiglio di non toccarla con le mani perché diventa veramente appiccicosissima. Quindi proteggetevi le mani, proteggete il tavolo e cominciamo a farla schizzare sui nostri cartoncini. Non so se in video si riesce a vedere che il colore degli schizzi è bianco. Quando sarà asciutta ce ne accorgeremo perché gli schizzi saranno diventati trasparenti. Ok, allora la missione è stata spruzzata più o meno dappertutto. Adesso senza toccare niente, quindi utilizziamo una pinzetta o qualsiasi altra cosa abbiamo disponibile, togliamo la carta protettiva. Ok, la carta protettiva è stata rimossa, quindi adesso non dobbiamo far altro che avere tanta pazienza e aspettare che la colla asciughi. Vi accorgerete che è asciutta quando queste goccioline, non so se si vedono, ma temo di no, eccola qui una, quando questa gocciolina da bianca sarà diventata completamente trasparente. Non abbiate fretta perché sennò succedono disastri. Ora la colla è asciutta, infatti vedete che è diventata completamente trasparente, si vedono solo delle goccioline se guardiamo il cartoncino contro luce. Siamo pronti per applicare la foglia d'oro. Se non l'avete mai usata, il consiglio che vi do è di chiudere tutte le finestre perché basta veramente una folata di aria, anche solo il vostro respiro può far volare via la foglia d'oro come se niente fosse. Allora, adesso con l'aiuto di questa pinzetta io vado a mettere dei pezzi di foglia d'oro solo dove in trasparenza vedo le goccioline di colla asciutta. Ovviamente ve lo mostro solo con questo cartoncino, non con tutti perché sennò il video durerebbe 2 giorni e mezzo. Ecco là dove vedo una goccia, io appoggio soltanto sopra la foglia d'oro e do un colpetto con le dita. Mi rendo conto che con il gold foil è tutto molto più semplice, tutto molto più veloce, però io questa cosa con la foglia d'oro l'ho già fatta e direi che una volta visto il risultato ci si rende conto che ne vale veramente la pena. Ok, non vedo altre goccioline, forse ce n'è una qui e un'altra un pochettino più in alto. Ok, quindi questa possiamo metterla ecco, qua c'è ancora un po' di colla scoperta, quindi andiamo ad aggiungere un altro pezzo di foglio d'oro.
Direi che adesso non ci sono più altre goccioline, quindi possiamo mettere la nostra foglia d'oro a parte per qualche minuto. Nel frattempo pensiamo agli altri cartoncini. Questo è il risultato temporaneo, ovviamente, perché poi andremo a togliere l'eccesso e a vedere il bellissimo effetto che ne verrà fuori. Andiamo a fare gli altri, ma tengo questo cartoncino come campione da farvi vedere in camera. Allora, sono passati circa 10 minuti, quindi abbiamo fatto aderire la foglia d'oro a tutte le nostre gocce di colla. Adesso prendo un pennello, possibilmente morbido. Io ho questo qui che è un pennello da make-up. Qualora qualcosa non si stancasse, ne ho anche un altro, ovviamente non per il make-up che è morbido, però leggermente più duro. Andiamo quindi a rimuovere l'eccesso di foglia d'oro spennellando tutta la superficie. Ecco, se qualcosa fa fatica a venire via, si prende il pennello un pochettino più duro. Non so se riuscite già a vedere il bellissimo effetto che fa. Quindi possiamo continuare a togliere l'eccesso con questo pennello. Direi che è venuto bellissimo. Non so se riuscite a vedere come la foglia d'oro riesce a dare luminosità a questa pagina. Ecco, andiamo avanti e facciamolo su tutti gli altri cartoncini. Rieccoci. Allora, tutti i cartoncini sono stati fatti. Adesso spero di riuscire a farvi vedere quanto la foglia d'oro abbia abbellito e impreziosito tutto il libretto. Quindi adesso ogni cartoncino ha la sua foglia d'oro. Guardate come le pagine si illuminano con la luce. Io trovo sia meraviglioso. Adesso dobbiamo pensare ai contorni, perché sapete che sono un pochettino maniaco, ossessivo, compulsivo dei contorni dei miei cartoncini, quindi prendiamo un pennarello nero indelebile. Allora, pennarello indelebile preso, adesso tracciamo solo una riga ai bordi del nostro cartoncino. E lo facciamo su tutti. Allora, benissimo, ci siamo. Adesso tutte le pagine, inclusa la copertina, hanno il loro bordino nero. Guardate che meraviglia è venuta fuori. Io sono innamoratissimo di questo progetto. Adesso tutto quello che dobbiamo fare è prendere la nostra dima iniziale, segnare dove ci sono i buchi e forare per preparare il tutto per il Coptic Binding, per la rilegatura coptica. Quindi prendiamo un aviro e facciamo i segni e poi buchiamo. Allora, tutto fatto, cartoncini tutti bucati, quindi siamo pronti per la rilegatura coptica, quindi il Coptic Binding.
cambio inquadratura. Nel frattempo vi ricordo che per farlo vi servirà un filo, un cordino, io ho questo qui di nylon sintetico, e ogni estremità dovrà essere legata a due aghi. Ok, cambio inquadratura e iniziamo la relegatura, sperando di riuscire a fare un tutorial sul Coptic Binding un po' meno imbarazzante dell'ultimo. Ok, allora eccoci pronti per iniziare il nostro Coptic Binding. Vi ricordo che l'unica cosa difficile di questo tipo di relegatura è tenere insieme le prime due pagine, per il resto poi è tutto abbastanza automatico e semplice, ma sono solo le prime due pagine sulle quali si ha di solito qualche difficoltà. Io vi anticipo che per fare questa volta mi avvalgo dell'aiuto di questi due morsetti che mi aiuteranno a tenere insieme il libro e a fare un Coptic Binding più ordinato e più stretto. Per alcuni potrebbe essere più difficile, ad ogni modo io lo trovo molto molto più semplice. Allora, iniziamo subito con, vi ricordo sempre, vi serve il cordino con due aghi legati alle estremità, ed eccoci qui. Allora vedo di avvicinare un pochettino l'inquadratura affinché si capisca meglio quello che faccio. Allora, la relegatura inizia con il libro, con i fori che abbiamo fatto lontani da noi. Quindi prendiamo il primo foglio, il primo cartoncino, quindi nel nostro caso la copertina. Io, come vi ho anticipato, vedo di tenerlo fermo con questi morsetti. Non mi serve tanta pressione, l'importante è che stia fermo. E infilo gli aghi nei due buchi. Adesso il filo è ancora molto lungo, quindi cadranno per terra. Eccoci qua. E tiro il filo. Cerco di tenere più o meno gli aghi alla pari. Poi, questo è il primo passaggio. Seconda pagina, la giro, anche qui infilo gli aghi nei buchi, sia a destra che a sinistra. Aspettate che provo ad avvicinare ancora un po', così magari si vede un po' meglio. Ok, perfetto. Allora, quindi infilo gli aghi nei buchi della seconda pagina, tenendo poi il filo in mezzo, prendendolo dal centro. Faccio cadere gli aghi per terra e tiro i fili. La cosa problematica delle prime due pagine è che adesso bisogna legare la prima pagina alla seconda. Ops, scusate. Quindi bisogna legare la copertina alla prima pagina. Come si fa? Tornando all'insù dai buchi della copertina. Quindi ritiro su il filo di destra, cercando di tenere tutto abbastanza tirato e teso. Ritiro su il filo di sinistra. Ok, adesso tiro un pochettino i fili, scelgo più o meno una distanza tra una pagina e l'altra, io di solito tengo un paio di millimetri, e esattamente tra una pagina e l'altra io vado a far ricadere gli aghi. Quindi uno, e due. Opla. Adesso mi assicuro che tutto sia abbastanza teso. Perfetto. Anche di qua cerco di tirare un po' i fili,
Ok, tutto sembra essere abbastanza teso, possiamo scegliere la distanza tra le due pagine, adesso aggiungiamo la terza pagina. Quindi ribaltiamo la pagina, infiliamo gli aghi sempre all'ingiù come abbiamo fatto fino adesso. Li prendiamo dal centro e li facciamo cadere a terra. Tiriamo bene il filo. Poi prendo la pagina che ho appena messo, quella sotto, le allineo, tiro ancora abbastanza il filo e faccio cadere l'ago al centro. Da qui in avanti fino all'ultima pagina più o meno, il Coptic Binding è tutto uguale. Quindi, come avete visto anche voi, poi stacco il libro dai morsetti e tiro. Benissimo, mi lascio l'ultima pagina che ho messo libera, tengo il libro fermo con il morsetto e vado avanti ad aggiungere le altre pagine, quindi quarta pagina, ops, ne è venuta su più di uno. Un ago di qua, un ago dall'altra parte, li prendo dal centro e tiro, giro le due pagine, quindi quella che ho appena messo e quella che c'era prima, e tenendo il filo tirato faccio cadere gli aghi al centro. 1, 2, stacco il libro e tiro. Tengo l'ultima pagina, quella appena inserita, libera. Rimetto il mio morsetto per tener fermo il libro. Aggiungiamo un'altra pagina, quindi un ago a sinistra, un ago a destra, li prendo dal centro e tiro, quindi scendo ancora di due pagine, quella che ho appena messo e quella che ho messo prima, le giro. Le allineo, tiro un po' il filo e faccio cadere l'ago tra le due pagine. 1, anche qua tiro un po' il filo e 2. Stacco il morsetto dal libro. E tiro. Come vedete, si stanno già formando le trecce della rilegatura. E andiamo avanti così. Quindi tengo libera solo l'ultima pagina, blocco di nuovo il libro con il mio morsetto, riprendo gli aghi. Giro la pagina successiva con i buchi verso di me, infilo gli aghi, li riprendo
stando al centro dei due fili, delle due, dei due buchi, tiro i fili. Il rumore che sentite sono gli aghi che cadono a terra. Giro le due pagine, le allineo, tiro, faccio cadere l'ago tra le due pagine, quindi tengo libera l'ultima pagina, blocco il libro con il mio morsetto, giro la pagina che devo inserire, quindi un ago di qui, l'altro di là, faccio scivolare giù, giro entrambe le pagine, le allineo, tiro, faccio cadere a terra l'ago, stessa cosa sulla sinistra, libro al libro e tiro, ok, mancano una, due, tre pagine, ci siamo quasi, di nuovo mi ripeto, ma così magari vi aiuta a farvelo restare un pochettino in testa, tengo libera l'ultima pagina, ok, quindi uno, due, un filo, giro entrambe le pagine, tiro il filo e lo faccio cadere nello spazio tra le due pagine, idem da questa parte. Libero il libro dai morsetti e tiro il filo sulla spina, tengo libera l'ultima pagina, blocco il libro con il morsetto, giro, infilo il primo ago, infilo il secondo, tiro i fili, giro le pagine e le allineo, tiro il primo filo, adesso si sono annodati gli aghi, tiro il primo filo e lo faccio cadere a terra, stessa cosa di qua, tiro il secondo filo, lo faccio cadere dall'altra parte e adesso siamo arrivati all'ultima pagina dove le cose sono leggermente diverse, nulla di trascendentale, nulla di troppo difficile. Allora, quindi tengo libera l'ultima pagina, blocco il libro, sempre che questo morsetto voglia collaborare, ok, e ok, l'ultima pagina, anziché infilare gli aghi all'ingiù, li infilo all'insù, uno e due, poi prendo le due pagine, le allineo, tiro il filo e lo faccio cadere al centro.
e poi sull'ultimo giro faccio, chiamiamolo un giro di sicurezza. Allora mi tengo l'ultima pagina, che è quella che sto mettendo libera. Adesso se questo morsetto volesse collaborare io sarei più contento. Allora lo faccio passare sotto l'ultima pagina. Così. E lo faccio scendere nei buchi dell'ultima pagina. Quindi uno. E due, affinché io abbia un nodo in più. E potremmo già annodarlo. Io invece voglio fargli fare ancora un altro giro di sicurezza, quindi lo faccio ripassare dallo spazio tra le pagine, quindi una, e due, e lo tiro di nuovo. A questo punto posso fare il nodo finale e vedete che il nostro Coptic Binding è venuto pressoché perfetto. Ok, il nodo l'ho fatto con l'aiuto di mio marito, che ha tenuto il dito come si fa con i regali di Natale. Facciamo un altro nodo di sicurezza. Il libro è concluso, il Coptic Binding direi che è venuto pressoché perfetto, quindi volevo sfogliarlo velocemente insieme a voi per farvi vedere il risultato. A me piace veramente tanto. Tra tutti i libricini che ho fatto e che sto facendo, per adesso, per il momento, questo è quello che in assoluto mi piace di più. Ci sono voluti 2 giorni, tanto impegno, tanti dettagli a cui stare attenti, però ne è valsa veramente, ma veramente la pena. Vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, quindi lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio di nuovo e ci vediamo presto. Grazie mille a tutti.